Quindi questa è la finestra principale di Zoom, da cui posso scaricare il client, quindi dove faccio download Zoom client, da qui faccio scarico il software e mi si apre questa finestra, faccio il download, lo screen l'ho fatto quando ancora c'era l'ultima versione, quella che è uscita il 21 di aprile, ieri è stata rilasciata la nuova versione, la versione 5, che in realtà ha alcune funzioni in più del tipo segnala Zoom questo utente quando per caso entrasse nelle vostre conferenze qualcuno che non è autorizzato, non solo lo cacciate segnalandolo immediatamente a Zoom, perché in questa maniera praticamente Zoom prova a rintracciare da dove si è connesso, come si è connesso, quindi diciamo fate la spia nei confronti di Zoom, quindi non fate semplicemente la rimozione e basta, ma fate sapere a Zoom qual è un utente che ha cercato di fare un accesso non desiderato alla vostra conferenza. Allora, su Zoom ci sono una serie di opzioni, possiamo fare due cose: pianificare la conferenza singola o settare in generale la nostra conferenza. Noi vedremo tutto. La prima cosa che possiamo fare è pianificare un meeting. Dalla schermata principale c'è un bel bottone blu, schedule a meeting, e io qui posso dare le mie indicazioni. Allora, quali sono le indicazioni da seguire? Questa è la schermata per schedulare la conferenza. Sposto il tutto. Allora, topic, come si chiama la conferenza, se voglio dargli una descrizione, quando verrà fatta la conferenza, quanto dura, il tuo plan di Zoom ha un limite di 40 minuti. Come ben sapete, Zoom teoricamente ha un limite di 40 minuti, teoricamente perché? Perché siccome noi siamo un ente di istruzione, se vi iscrivete a Zoom utilizzando o adesso cambiandola sul vostro account, la mail di iscrizione la cambiate in istruzione.it, quindi claudia.vindigni@istruzione.it, nino.cerruto@istruzione.it, qualsiasi sia quindi la vostra mail di istruzione.it, se la mettete nel vostro come mail vostra di riferimento, questo limite verrà rimosso e potrete fare lezioni anche di 24 ore, spero che non lo facciate. Scusa, per Paolo, sì. Come facciamo poi a cambiare questo account? Ma ce lo spieghi, ce lo fai vedere? Ah, scusami, hai ragione, errore mio, da profile, quindi da qui, profilo, okay? Ah, okay. Ok, cliccando qui, sì. Su profile sono le mie i miei dati sì, personali, sì, sì. No, e praticamente ritrovo il limite, poi diciamo, faccio vedere sul web alla fine. Vabbè, ho capito, ritrovo praticamente il nome, cognome, quindi posso anche l'ho fatto per Paolo, l'avevo fatto, però non avevo dato la mail istituzionale per questo. Se metti la mail istituzionale, allora teoricamente avremmo potuto utilizzare anche la mail IS Modica o la mail Archimede, però per esempio la IS Archimede o quella lì del Galileo Campailla, però per esempio la mail del Galileo Campailla non è una mail reale, è una mail interna. La mail dell'Archimede è sì una mail, però ci saremmo dovuti autenticare, quindi avremmo dovuto fare una modifica al sito. Allora prende più facile, perché ce l'abbiamo tutti, avere una mail su istruzione.it, e questa cosa diciamo risolve il problema a monte. Per esempio Nino, che è la conferenza, ha fatto questo tipo di modifica praticamente, e di punto in bianco il limite dei 40 minuti è andato via. E Paolo, sì, scusa, forse sì. Che sì. Il limite, non so se qualcuno l'ha provato con una istruzione, con una email diversa da quella istituzionale, forse che Zoom vi ha rimosso per tutti questo limite dei 40 minuti, a prescindere dall'email. Può essere. Un mio collega con l'email non istituzionale non ha più il limite, però per un tempo limitato, forse sì, fino a luglio-agosto. Quindi anche con l'email istituzionale il problema poi si ripresenterà se per caso a settembre dovessimo continuare a utilizzare Zoom, ad esempio. Cioè, mi sembra che sia per un tempo limitato istituzioni scolastiche, comunque il limite dei 40 minuti è legato all'emergenza Covid, e questo praticamente sull'home page, sì, del sito di Zoom c'è, quindi
può essere che a settembre questa cosa, diciamo, non valga più, è possibile. Però, diciamo, in questo momento, fino al, non mi ricordo se 15-30 di giugno... Comunque, ma probabilmente questo... metteranno dei pacchetti a pagamento. Sì, quello sì, però, ripeto, io per esempio ho il pacchetto a pagamento di Zoom, no? Vi dico molto tranquillamente, e pago 17 euro al mese. E già sono, diciamo, la cosa, lo pagherò per a maggio, a giugno, poi a giugno smetto ovviamente di pagarlo, però... diciamo, può essere a pagamento, però è a pagamento, come posso dire, fino a, diciamo, non è eccessivo considerando il tipo di lavoro, come dicevo anche l'altra volta a lezione, la differenza grossa, cioè il motivo per cui uso la versione a pagamento praticamente di Zoom è perché mi dà l'elenco dei ragazzi, non devo prenderlo io a mano durante la lezione, ma direttamente me lo dà alla fine della lezione. Quindi io praticamente alla ragioneria abbiamo aule virtuali, no? Io praticamente la sera, l'indomani, quando capita, praticamente inserisco, vado in aule virtuali, c'ho l'elenco delle persone e gli metto presente, 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 presente da questo elenco, diciamo, che mi dà Zoom, e gli altri metto assente, 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 e c'ho l'appello già fatto. Quando arrivano i ragazzi non ho bisogno di fermarmi per segnarmelo a penna. Diciamo, il vantaggio grosso della versione a pagamento, vi posso dire che... che questo, avere l'appello fatto in automatico. Tra l'altro vedo anche a che ora sono loggati i ragazzi, e quindi per esempio se c'è qualcuno che mi risulta presente ma in realtà la lezione con l'altro giorno finisce alle 11 ma tu ti sei loggato alle 10.56, mi dispiace, ma la presenza non te la metto, perché ovviamente, diciamo, ti sei loggato troppo. Ma io, però può darsi che la scuola possa acquistare il pacchetto per rimuovere la rimozione, dico. Sì, sì, è vero, è vero. E i docenti di quella scuola non hanno quindi limiti di sì, 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 durata. Sì, però ha un certo costo comunque in ogni caso. Dico, secondo me è una cosa da vedere per settembre, oramai sì, a questo infatti. Punto, diciamo, per questi due mesi. Però ovviamente se a settembre ricominciasse l'emergenza e ci dicono da settembre a dicembre e poi forse ancora continuiamo con la didattica a distanza, beh certo, e allora pensare di smuovere le scuole per dire compriamo i pacchetti, perché c'è proprio il modulo di contatto per le scuole, per l'utenza larga, dice voglio avere per esempio per il Galileo 115 host, no? 150 host, quindi 150 indirizzi internet che possono utilizzare Zoom senza limiti. Ovviamente c'è un costo che però in quel caso appunto è, essendo a pacchetto, diventa per 150 persone, però ovviamente i costi diventano ridotti. Lì poi ovviamente è una valutazione della scuola. Vabbè. Un attimo, per Paolo, posso? Sì, certo, certo. Una domanda, per cambiare la password, io ci avevo provato, però poi mi dà password dimenticata, cioè non ho trovato la procedura proprio quella per cambiarla. No, praticamente quando, allora, per cambiarla la cosa più facile è che nella prima pagina, no? Dove, torno un attimo indietro, perdonatemi, quindi in... questa pagina, quando praticamente, che può essere anche la prima, vedi dove c'è questo bottoncino arancione, no? Vedi dove c'è sign in, quando ci clicchi e lui ti propone un, diciamo, di inserire nuovo utente e password, tu da lì direttamente gli potresti dire forgot password, ci sia un password dimenticato, sì. Ci entri, gli rimetti la mail, attivi il check, di, diciamo, non sono un robot, ti arriva una mail su quella mail in cui ti dice praticamente se clicchi qui puoi fare il resto della password, e quindi a quel punto la password vecchia non te la fa più utilizzare, direttamente te la fa cambiare. Okay. Okay? Grazie, sì. Allora, vado avanti, ritorno, eravamo qui. Allora, sì, vabbè, fuso orario, recurring meeting. Allora, posso fare schedulare un meeting come l'ho fatto oggi, per esempio, quindi senza che sia ricorrente, e oppure posso renderlo ricorrente. Nel caso di un meeting comunque ricorrente, non ricorrente, l'importante è che il meeting ID venga generato in maniera automatica qui accanto, ma per voi non deve esistere l'opzione che c'è accanto, non esiste, che c'è scritto, in cui c'è scritto utilizza il tuo ID personale. Questa cosa non la dovete utilizzare nella maniera più assoluta, perché è la maniera grazie alla quale permettete comunque ad un possibile hacker di provare ad entrare. Quindi i meeting con il proprio ID non si fanno, poi questa cosa è da dimenticare assolutamente.
la password, quando impostate un meeting, la password può essere la password che vi dice lui, quindi lui vi propone una password di 6 caratteri, quindi vi ricordo che, per esempio, se utilizzaste il vostro ID automatico, no? A un hacker dareste solamente 999.999 combinazioni da provare per trovare la password del vostro meeting, troppo poche per un hacker, ok? Invece, importantissimo, generate l'ID sempre in maniera automatica, diventa un numero di 10, 11, 12 cifre, ok? E la password, anche se per esempio Zoom vi suggerisce una password di 6 numeri, nessuno vi vieta di metterci una lettera maiuscola, tanto per dire, praticamente è una cosa ancora più difficile, ok? Non rendere troppo agevole l'accesso, tanto che i ragazzi a un hacker, che i ragazzi mettano una A in più, un H in più, una M in più, non gli sposta nulla, però in realtà qualcuno che cerchi di provare in maniera automatica ad entrare nelle conferenze, no? Ovviamente, diciamo, gli rendete la vita più difficile. Per esempio, il motivo per cui Cisco, no, per dire, cioè, non è, come posso dire, sicuro, è che per esempio non c'è password su Cisco. Il numero è lungo, ma non c'è password. Quindi in realtà, teoricamente, se un hacker riceve, può vedere l'ID di una conferenza Cisco da una mail, perché su quella mail c'è un virus, su quel computer c'è un virus, riesce a entrare senza nessun controllo sulle conferenze di Cisco WebEx. Quindi il fatto di avere una password complessa è una bella... come posso dire, usanza che potete mantenere. Se invece decidete di avere il meeting ricorrente, significa che un meeting ricorrente è la lezione che voi fate ai ragazzi ogni settimana. Quindi io dico, fai una cosa, impostami questa conferenza, questo numero, quello che vuoi, da qui fino al 15 giugno, per ogni mercoledì, ogni settimana, e lui praticamente segnerà quella conferenza in automatico per tutte le settimane. Se potete, non è necessario, se utilizzate gli altri sistemi di sicurezza di cui vi parlerò, però ogni tanto, se potete, la modifica della password comunque fatela, perché non sapete mai se i ragazzi, diciamo, comunque quanto è sicuro il loro telefono, se distribuiscono, non si sa mai nella vita, comunque, diciamo, non è necessario, perché comunque avete altri sistemi per difendervi. Però, diciamo, se vi va una volta, due settimane, tre settimane, se create meeting ricorrenti, se potete, la password, visto che potete cambiarla, cambiatela voi, senza grandi problemi, cambiate una lettera, cambiate un numero, quello che potete, ok? Quando pianificate una conferenza, o quando quando dite la conferenza come deve essere organizzata all'inizio, avete alcune altre opzioni da poter attivare. L'host, quindi se voi potete partire col video attivato o col video disattivato, di solito attivato. Se i partecipanti devono partire col video attivato o disattivato, quindi se non voglio essere disturbato, dico, quando un partecipante entra, tienilo con la telecamera spenta, oppure tienilo con la telecamera accesa. Per quanto riguarda l'audio, allora, questi sistemi consentono anche la comunicazione tramite telefono. Ora, non capita mai, perché non succede mai che i ragazzi siano giù di internet, ma per evitare la possibilità che il sistema di videoconferenza faccia una telefonata che comunque è italiana, a un numero tipo 020632, un numero comunque italiano, però faccia una telefonata per far sentire l'audio ai ragazzi, per evitare spiacevoli questioni riguardanti il costo di una telefonata addebitata, io vi consiglio sempre di utilizzare come tipo di audio soltanto computer audio, ok? Enable Join Before Host deve essere disattivato. Dovete evitare che i ragazzi o comunque che l'utente possa accedere alla conferenza prima di voi, perché l'accesso alla conferenza deve essere gestito da voi. Quindi questa opzione deve essere tenuta disattivata. Potete o non potete tenere i ragazzi muti quando entrano, quindi entri, però devi, diciamo, ti zittisco. Ma questa opzione, l'opzione più importante, Enable Waiting Room. Waiting room sarebbe la sala d'attesa
Quando attivate questa opzione siete fate la conferenza più sicura che esista sul mercato, perché non esiste un altro sistema di videoconferenza che gestisca la sala d'attesa. Cos'è la sala d'attesa? I ragazzi provano a entrare con il numero di conferenza, con la password, entrano e voi non li vedete subito. Nell'elenco dei partecipanti vi spunta un bel riquadro, che adesso poi vediamo, che si chiama Waiting Room, e c'è scritto: lo ammetti o non lo ammetti? Di solito i ragazzi, gli si dice, io l'ho detto a tutti i miei alunni, su Zoom voi dovete comparirmi col vostro nome e cognome. Sto facendo lezione alla seconda ASA, sto facendo lezione alla quarta 1, benissimo, io lo so chi siete. Io il nome che voglio vedere che si collega è un nome di quella classe. Solo uno mi ha fregato, perché è stato uno praticamente che è passato dalla prima T1 alla prima A3, e praticamente, siccome era il gruppo WhatsApp dei ragazzi, i ragazzi si sono passati il numero, praticamente questo è entrato nella conferenza della prima T1, anche quando non doveva, però, dico, è successo così, però in questa maniera praticamente... diciamo, mi ha fregato quella volta e basta. Questa cosa è anche configurabile su Meet, su Google Meet, però in un'altra, come posso dire, in un'altra maniera. Diciamo, la maniera, diciamo, come lavora la conferenza su Zoom è, come posso dire, un po' diversa e, a mio avviso, diciamo, migliore. Record meeting automatically significa che io potrei anche dire: faccio lezione, oggi spiego, domani spiego, piuttosto che mi dimentico di registrare la conferenza, la registro in automatico, e quindi io mi troverò alla fine della lezione un file registrato con la conferenza registrata, non ho bisogno di farla partire io manualmente. Fantastico, andiamo avanti. Questo è il meeting. Settings. Quando vado su settings posso impostare tutte le opzioni riguardanti la sicurezza del mio account o delle conferenze. E io, diciamo, vi do una spulciata rapida di tutte le possibili opzioni. Allora, non per la singola conferenza, parliamo di tutte le conferenze che faccio in automatico. Quindi quali sono le opzioni delle conferenze che io voglio che mi vengano di default mostrate da Zoom. E allora io, per esempio, in questo profilo ho il mio video. Allora, quando faccio una conferenza, diciamo, quando pianifico una conferenza, voglio il mio video acceso e acceso quello dei partecipanti. Quando pianifico una conferenza, fai in modo, dammi sempre come opzione computer audio attivo. Disattivami sempre join before host e non usare mai il mio ID per fare le conferenze. Vi ripeto, questo qui non è quando faccio la singola conferenza, ma sto impostando in settings di Zoom, sul sito di Zoom, tutte le opzioni riguardanti il mio account, ok? Solo quando utilizzano il client web, anche quelli che utilizzano il client web debbono utilizzare la password. Ogni volta che faccio un nuovo meeting voglio la password la voglio anche per i meeting istantanei. Tutti i meeting, anche se utilizzassi il mio PMI, debbono sempre avere la password per qualsiasi cosa. Ora, ai ragazzi potreste dare il link, piuttosto che, come vi ho dato io oggi, il numero di conferenza e la password, potreste distribuire anche il link. Nel link può essere annegata o meno la password. Questa è una scelta vostra su come distribuite la password. Sicuramente la cosa decisiva è che di solito, se distribuite il link non va mandato sulla mail. Perché se nella mail c'è un virus, l'hacker trova che avete mandato un link del tipo zoom.us/, lì ovviamente in automatico lui sa che state mandando un link che attiva una conferenza di Zoom. Se invece mandate l'ID e la password, ancora meglio se li mandate su WhatsApp, meglio ancora se la mandate su Telegram, e allora ovviamente a quel punto la cosa è più sicura. Quindi qua scegliete voi come volete fare, però io vi consiglierei di tenere disattivata questa opzione. La password anche per chi si connette col telefono, tutte le password sempre per qualsiasi cosa. Mute partecipants entry, scelgo se o no utilizzare praticamente, avere i ragazzi
A voto invece il link. Sì, Ines, scusa, nel frattempo leggo i messaggi che mi arrivano in chat, perdonatemi. Sì, però sai, l'aula virtuale già è più limitata, perché ovviamente l'aula virtuale la vediamo soltanto noi, cioè quando tu mandi il link sul registro, la vedono, no? La vediamo noi, al massimo la vedono i genitori, che già è, diciamo, sono tanti, però sai, la mail è nettamente più complicata, è difficile che un hacker si dia da fare per hackerare Argo o per hackerare Spaggiari. Quindi lo metti sull'aula virtuale, va bene. La cosa che potresti fare è mandare il link, mettere il link, no? E la password lasciarla sotto come testo, quindi no, la password a questo punto così non è annegata nel link che gli hai mandato, ma la password i ragazzi comunque debbono digitarla ed è una questione semplicemente di sicurezza lievemente superiore. Posto sempre, vi ripeto, che avere la waiting room attiva comunque vi preserva da una certa quantità di rischi. Se i ragazzi, la cosa importante, se i ragazzi per caso la prima volta provano a entrare ed entrano senza il loro nome e cognome reale, tranquilli, voi non li fate entrare. E ragazzi, dite: c'è qualcuno che sta entrando col nome Samsung Galaxy S7. E i ragazzi cos'è che fanno? Si scrivono al gruppo WhatsApp, dicono: ma chi è che sta entrando come Samsung Galaxy S7? Io, perfetto, cambiati il nome, perché il professore non ti fa entrare se entri così. Ok? E quello si cambia il nome con cui sta entrando e si toglie il problema. Ok? Benissimo, andiamo avanti. Sempre se avete domande mi interrompete, io ovviamente vi rispondo. Posso ricevere o non ricevere una notifica sul telefonino se praticamente sta partendo o meno una conferenza? Posso chiedere la criptazione? Questa cosa non serve, questa cosa per esempio importante. Posso consentire ai ragazzi di fare chat, quindi che possono scrivermi, non consento ai ragazzi, l'opzione sotto, la private chat, non consento ai ragazzi di comunicare fra di loro, che è la cosa che vi raccontavo prima, come gli hacker praticamente hanno rubato i profili ai computer dei ragazzi, mandavano un messaggio non al docente, ma provavano a mandarli a tutti i ragazzi, pensando che fosse un messaggio che gli mandava qualcuno dei compagni di classe, il docente, ci hanno fatto click e hanno fatto la fesseria. Ok, quindi se attivate la chat, consentite la chat durante la lezione, cosa che diciamo di solito comunque si fa per fare in modo che comunque i ragazzi possano comunicare col docente, e comunque disattivate la possibilità che i ragazzi possano comunicare tra di loro. Quando un participant join or leave, play sound, quindi suona quando arriva un partecipante, io per esempio adesso sto facendo lezione, no? Quindi non guardo praticamente se arriva qualcuno, se però qualcuno arriva in waiting room e devo farlo entrare, se non vengo avvertito, non guardo sempre, diciamo, dove ci siete l'elenco di tutti che state facendo la conferenza, quindi può essere utile avere un suono di campanello per fare in modo che quando qualcuno prova a entrare nella conferenza, io ho questo campanellino e so che devo andare a guardare l'elenco dei partecipanti per vedere se devo far entrare o meno una persona. Il suono lo faccio sentire solo a me, non sono problemi. File transfer, questo è una questione, diciamo, di vostra gestione personale. All'interno della chat potete o non potete mandare direttamente file agli alunni, ok? Quindi ho una cosa da distribuire, gliela posso distribuire anche direttamente durante la conferenza di Zoom. Se tenete attiva questa opzione nella chat, nella finestra della chat, vi trovate anche un pulsantino un pulsantino file, ci cliccate e potete mandare un file a tutti i partecipanti della conferenza. Scusami, Pierpaolo, sì. Che grandezza dei file?
Sai che non lo sai, vabbè. No, ammetto che non lo so, non so se ci sia in realtà un limite, non credo che mi ci chiede una presentazione, posso mandarla? Secondo me sì, perché il limite lì secondo me è semplicemente su quanto i ragazzi hanno la linea buona per ricevere i file, cioè, considera che tu lo mandi, no? E quindi ovviamente se tu hai a casa la fibra DSL, ovviamente il trasferimento ti andrà a 500k, 1 mega al secondo, e quindi anche una presentazione grossa di 20-30 mega nel giro di un minuto gliel'hai mandata, no? Se i ragazzi ovviamente si collegano col telefonino potrebbero non scaricarla, ma se hanno una connessione 4G o la connessione anche loro con la DSL normale, anche loro riescono a scaricarlo, cioè può essere una cosa più veloce piuttosto che metterlo in didattica o metterlo su Scuola Next. Feedback to Zoom, io l'ho attivato tanto per dire, per fare sapere a Zoom se la qualità della connessione era stata, è stata buona o meno. Possiamo andare avanti. Allora, questa è un'altra roba essenziale: chi può condividere lo schermo? Allora, una delle cose che facevano, che fa l'hacker quando entra nella conferenza, è quello di fare vedere il suo schermo, no? Uno schermo, diciamo, una finestra del suo computer in cui mette qualsiasi tipo di foto, qualsiasi tipo di messaggio. Di default sarebbe bene, siccome non c'è motivo che i ragazzi, se non lo permetto io, condividano il loro desktop o una loro applicazione. Quindi, di partenza, voi potete dire che lo schermo lo può condividere soltanto l'host, quindi soltanto diciamo il docente. I ragazzi non possono attivare Disable Desktop Share for Users, significa che i ragazzi non possono condividere, però io questa cosa dal tasto di sicurezza di Zoom posso comunque attivarla, ok? Quindi di default la tengo disattivata, non c'è motivo che qualcuno che entra possa condividere il suo schermo, o che i ragazzi possano condividere lo schermo. Se i ragazzi me lo chiedono, io attivo durante la conferenza questa opzione e a quel punto loro lo potranno fare. Potete consentire o non consentire ai ragazzi di disegnare sullo schermo quando voi diciamo condividete lo schermo, quindi possono annotare, e tra l'altro le annotazioni possono anche essere salvate. Potete permettere ai partecipanti di avere anche loro la lavagna, questa sì, l'attivate o non l'attivate. Remote control è nel caso in cui invece volete direttamente, per esempio io lo tengo attivo perché il mio mestiere in questo caso. Scusa, ti volevo chiedere una cosa. Sì, sì. Va bene, sono, forse ho la telecamera spenta perché sono. No, Claudio, tranquillo. Niente, volevo solamente dire, ma forse tutte queste opzioni noi non ce l'abbiamo, perché io ti sto seguendo io con lo settaggio di Zoom, ma io tutte queste opzioni io non le vedo. Forse no, deve andare, c'è quella a pagamento. No. Deve alcune ci sono. Sei su zoom.us o sull'applicazione? Sono sull'applicazione, sul computer. Allora, tutte queste opzioni sono sul, come si chiama? Sono su internet, quindi deve andare su zoom.us. Quindi sul sito di Zoom, praticamente le opzioni che vedi nell'applicazione riguardano proprio l'applicazione, cioè per esempio quale telecamera utilizzare, quale microfono utilizzare nel caso in cui avessi sia il microfono del computer che la cuffia, per esempio, quindi diciamo stabilire l'ambiente, diciamo, ristretto della conferenza, se vuoi utilizzare, come fa Antonio, il virtual background, quindi delle cose però che riguardano l'applicazione in locale. Per quanto riguarda la configurazione del tuo account, la configurazione dell'azione dell'account devi farla per forza dal sito di Zoom, quindi vai su zoom.us, premi su sign in, entri sul tuo account e trovi queste sul pannello sinistro, come vedevamo prima, la voce settings, è la quinta voce, ci clicchi e trovi tutte queste opzioni. Sì, ok, perché nell'applicazione qua su setting c'erano solamente alcune cose. Sì, è giusto, è così. No, tra l'altro lo screen dump non l'ho fatto per sicurezza dall'account a pagamento, ma l'ho fatto da un altro account non a pagamento, quindi per essere sicuro che le opzioni che vedete siano quelle dell'account standard. Ok, quindi queste qui sono sicuramente le opzioni che avete tutti. Ok. Se buttate via qualcuno, potete consentire o non consentire la possibilità
che possa rientrare durante la conferenza. Questo, diciamo, do l'espulsione per... Scusami Pierpaolo, sì. Eri arrivato a remote control. Che cosa, sì. Cosa vuol dire? Ah, scusami, io posso... posso chiedere, quello lì può condividere lo schermo, tipo il ragazzino mi sta facendo l'esercizio su Excel, no? Ho bisogno praticamente, non riesce a cliccare quella roba, non riesce a farla, e allora io cos'è che faccio? Richiedo il controllo remoto della macchina per fare in modo praticamente che sia io a poterla utilizzare, ok? Quindi fare in modo di poter utilizzare il computer come fosse TeamViewer, come fosse Anydesk praticamente, e attivi tu il supporto al ragazzo. Per me, per esempio, debbono fare gli esercizi con Excel, Word, comunque che hanno delle robe strettamente informatiche, io lo tengo attivo, cioè certe volte appunto richiedo il controllo del computer, ok? Quindi questa cosa... mi capita. Sì, Michele, sto facendo la registrazione, quindi tranquillamente, diciamo, poi te la condivido, ok? Quindi sto dicendo, scusami Claudia, rispondo sempre alla chat nel frattempo a voce, quindi è per poter controllare il computer dei ragazzi, ok? Quindi se hai bisogno di controllare il computer a qualcuno. Benissimo, questo qui è, se vuoi dare feedback ai ragazzi, diciamo, in maniera, diciamo, non verbale, ma questa cosa, diciamo, non mai neanche provata, consentire a qualcuno che ho mandato via di poter rientrare in classe. Questo dico, sapete voi come vi dovete comportare. E il video lo rendo pubblico a tutti, quindi poi praticamente faccio in modo in qualche maniera sia per tutte le scuole praticamente. Che perdonami Pierpaolo, soltanto un'informazione. Se io ho bloccato qualcuno, questo cellulare, questa persona, rimane registrata da qualche parte? A me è capitato di bloccare qualcuno. Sì. Ok, però... siccome sono stata molto impulsiva, no? L'ho bloccato e basta, senza fare sinceramente lo screen del video, sì. Ma questo blocco rimane da qualche parte? Cioè io posso dimostrare di avere bloccato questo cellulare, questa persona? Infatti era la cosa che ti dicevo prima, in questo momento no, però adesso con la nuova versione di Zoom che è uscita ieri, la versione 5, praticamente sì, c'è un tasto che fa la segnalazione. Ora non so se praticamente... ti resta traccia. Ma questa persona può rientrare con questo cellulare? Era un cellulare. Può allora, rientrare oppure no? No, comunque, allora, semplicemente se l'allontani è che in questo numero di meeting, finché utilizzi questo numero di meeting, quella persona non può più rientrare. Ma se il numero cambia sempre? Il numero suo? No, il numero dell'ID, il numero della password, se no, cambia? Dovrebbe poter rientrare. Dovrebbe poter rientrare, ok. Sì. Però tu stavi dicendo che c'è una nuova versione in cui magari questo, se viene bloccato... rimane... comunque rimane, perché sicuramente c'è il segnale a Zoom. Non so se poi resta anche una traccia questa cosa sul tuo computer. Questo, diciamo, okay. Non l'ho neanche provato. No, beh, non è più successo, però mi chiedevo magari... chissà no. Se è rimasta traccia di questo allora, blocco. Loro questa cosa appunto l'hanno aggiunta, la cosa che leggevo della documentazione, proprio per questo motivo, per lasciare traccia, in realtà c'è scritto a loro, quindi non so se resti traccia a te, però per lasciare traccia a loro del fatto che una persona era nella conferenza e tu non l'hai semplicemente, l'hai buttata fuori perché era un alunno che usava il telefonino, no? Ma è perché praticamente è buttata fuori perché non doveva stare in quella conferenza, e certo. Quindi, però perché non doveva stare nella conferenza perché è proprio un estraneo, era uno che veniva dalla Nuova Zelanda, e allora vabbè, non veniva dalla Nuova Zelanda, come? Allora prende, lo segnali a Zoom, se resti anche a te in realtà questo non te lo segno. Ok, perché... scusami Claudia, ma perché è necessità di bloccarlo? Puoi semplicemente buttarlo fuori un ragazzo. No, non ti sento. Sì, Claudia, giustamente, perché tu lo volevi bloccare proprio definitivamente o meno? Che cos'è che c'è una necessità? Devi azionare il microfono. Era un ragazzo. Sì, ti abbiamo perso, Claudia, forse c'è il microfono disattivato. Microfono, Claudia. Il microfono, sì. Ah. No, perché non era un elemento della classe. Ah, ecco, va bene. Ero sicura perché i ragazzi erano tutti lì.
Sì, mm-hmm. Certo, certo. Dito? Sì, sì, sì. Giustamente. No, sapevo anche di chi, insomma, so anche di chi si tratta, però ecco, l'ho bloccato. Volevo sapere se magari questa persona può rientrare con lo stesso... con lo stesso cellulare. Con lo stesso cellulare, no, però dico, lui come... Che vabbè, ma adesso abbiamo la waiting room, effettivamente diciamo che non è più successa questa cosa. E io mi chiedevo se rimaneva registrato, se rimaneva traccia di questo accesso e di questo blocco. Però tu mi dici no. Nella versione, allora, del blocco non lo so, ti posso, dell'accesso sì, nella versione a pagamento sì. Allora sì, allora ti posso dire che quello sì, perché io il motivo per cui mi sono accorto che l'alunno, cioè l'ho fatto entrare ma in automatico perché ovviamente faceva parte della classe, no? Io me ne sono accorto e io ho fatto lezione senza problemi, cioè lui ha partecipato, cioè non c'era problema, ma io l'ho dimenticato che lui a febbraio aveva cambiato corso, no? Me ne sono accorto quando poi il pomeriggio sono andato su alla virtuale, tra l'altro era forse il primo giorno che avevamo attivato alla virtuale, guarda caso, no? Ma in quel caso si tratta di un alunno che insomma... Sì, 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 era un alunno praticamente che si è passato, ma è anche il piacere perché in realtà c'era anche la voglia di stare con gli altri ragazzi, quindi in realtà... diciamo, è stato un problema, ma fino a un certo punto, perché alla fine si è visto, guarda caso, certo, due volte la stessa lezione, in una classe e poi nell'altra. Però, dico, è stata l'unica volta che è successa questa questione. Però, se tu lo allontani comunque, sì, momentaneamente. Ok? Quindi, quello non c'è dubbio. Va bene. Va bene. Ok, vado avanti. Allora, questo... Potete, non potete, diciamo, infatti la freccetta verde, potete, non potete, diciamo, attivarlo, disattivarlo come preferite. I ragazzi possono, certe volte anche per scherzo, cambiare nome durante la conferenza, no? Mi capita, per esempio, siccome scherziamo sempre con i fratelli Sortino, i gemelli della prima T1, praticamente, che praticamente si... non li riconoscono, certe volte loro praticamente anche loro si chiamano Pierpaolo Sichera o Pietro Sichera, quindi scherziamo su questa cosa così, praticamente non ci riconosce nessuno, ma è una cosa che potete permettere o non permettere ai ragazzi, poter cambiare nome durante la conferenza. Questo, diciamo, scegliete voi, non è una grande... cioè, l'importante è che loro entrino, quando entrano con il loro nome e cognome, che poi così, diciamo, lo cambino durante la lezione, questo può essere una vostra comodità o meno. Io, ragazzi, diciamo, so chi sono e quindi non ci sono grandi problemi, però se questa cosa invece che lo facciano vi crea fastidio, disattivate questa opzione. Poter vedere o non vedere la foto del profilo, diciamo, dei partecipanti, anche questo, diciamo, si può attivare, disattivate anche in questo caso. Scusami per Paolo, però ti ricordo che la circolare del preside invita cioè che i ragazzi siano visibili e riconoscibili. Sì, 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 infatti sto dicendo che nel momento in cui loro entrano, no? Loro entrano praticamente con il loro nome e cognome, ok? E io li vedo. Dopo che ovviamente che li vedo, no? Che ci sia questa cosa e loro si rinomino, diciamo, non è un grande problema, perché tanto poi li rinomino di nuovo anche io, al contrario. Però cioè, l'importante è che quando loro accedono, no? Io so che sono, che quello è, che quello è Francesco, e quello è Federico, ok? A me interessa all'accesso essere sicuro di riconoscerli, no? Tra l'altro sono gemelli, quindi il problema è... Nel frattempo vi ho messo tutti muti, quindi Antonio, se stavi parlando, ti ho messo muto, nel caso ti riattivi. E, quindi, sì. No, io dico che secondo me è importante che anche durante la lezione loro siano visibili. Sì, perché... ah no, quello sicuramente, sì, 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 ho capito. Tu dici, praticamente, di non fargli cambiare questa cosa, no, ma è corretto. Ma ti posso poi dire... ognuno quello che vuole fare fa, è chiaro, però è giusto che... perché è capitato che... di interpellare un'alunna e non rispondeva, e poi mi sono accorto che lei stava facendo tutt'altro, stava vedendo magari un film, stava... Ah no, questo sì, no, il fatto di vedere sì, no, questo qui è semplicemente praticamente che l'alunno che io vedo in faccia, no, in quel momento, sì, no, sì, 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 può cambiare il suo nome sotto. Ok? Sì, va bene, quello alla quindi, fine. Quindi io li vedo, so esattamente chi sono, tra l'altro non conosco anche le stanze, e diciamo, e capita questa roba, tipo se lo fanno solo loro due, no? Ma per questo dico, questa cosa si può fare o non fare. Ovviamente l'importante, questa cosa che dici, giustamente la cosa che diceva della circolare del preside, è il fatto di avere
attivo il video dei partecipanti nell'opzione che abbiamo visto all'inizio, cioè dire quando i ragazzi entrano li voglio riconoscere, è vero. Certo. Tra l'altro, per esempio, questo obbligo allo scientifico non ce l'abbiamo, la ragioneria ce l'abbiamo, però i ragazzi anche delle mie classi dello scientifico sanno, cioè diciamo che ho traslato questa cosa diciamo di una scuola dall'altra, praticamente i ragazzi sanno che quando entrano praticamente intanto li voglio vedere, poi per problemi di linea, per problemi di traffico non mi vuoi mandare la tua faccia, mi sta anche bene, però sai, ormai lo sanno tutti e quando entrano comunque tanto io la faccia la voglio vedere. Ovviamente c'è una cosa di cui non abbiamo discusso né nei consigli di classe dello scientifico né in quelli della ragioneria, cioè cosa fare con i ragazzi che quando finisce la conferenza, io la cosa che faccio di solito, finisco la conferenza, li saluto tutti, ma capita certe volte che qualcuno che non è più a video praticamente non se ne va dalla conferenza, il che fa pensare praticamente che non sia davanti, quindi lo segnalo a Antonio, lo posso segnalare a Bettino, comunque diciamo gente diciamo che dirige in qualche maniera le varie scuole, ora non so chi sia diciamo tra i vicepresidenti dello scientifico, però questa cosa si dovrebbe discutere. Io metto la presenza, sì, però se il ragazzo praticamente alla fine della lezione lo saluto tutti e mi resta collegato, significa che si è andato per fatti suoi, no? Cosa devo fare? Gli metto la presenza, gli metto l'assenza? Questa cosa diciamo sarebbe da discutere al limite anche poi nei consigli di classe prossimi. Ok. Ora, le opzioni diciamo avanzate di Zoom, queste qua di solito praticamente restano come sono. Vi faccio solo notare questa breakout room, se avete lezioni in compresenza, ve lo segnalo semplicemente per questo, quindi ci sono due persone, parlo per esempio, cosa vi posso dire, insegnante e insegnante tecnico, insegnante e insegnante di sostegno, no? L'host, quindi chi mantiene la conferenza, può mandare due ragazzi in una stanza a parte a lavorare a parte. Ok, questo per esempio lo fanno i nostri colleghi alla ragioneria diciamo di informatica, praticamente si dividono le classi per fare due lavori diversi. Allora Angelo Carpenzano fa una cosa con un gruppo della classe, Giovanni Canizzaro fa un'altra cosa con un altro gruppo della classe, però in realtà il meeting è sempre lo stesso. Poi diciamo il gruppo che Angelo aveva separato praticamente ritorna nella conferenza di partenza. Questa cosa si gestisce attivando questa opzione breakout room. Si può usare questa opzione anche nel caso del potenziamento? Sì, l'importante praticamente dovrebbe essere, diciamo, io siccome sono solo, non l'ho provata mai, questo bisognerebbe chiedere ai ragazzi, ma sempre penso che in quel caso devi avere due host, o comunque praticamente devi avere almeno due persone praticamente da mandare da qualche parte. Però è vero che per esempio per il potenziamento può essere anche quella, bravo, una cosa, una soluzione. Certo. Tu mandi, la conferenza è la stessa, ma li mandi in un'aula a parte, diciamo, può essere comodo. Vado avanti. Allora, fra queste opzioni, questa ovviamente è l'opzione di Antonio, non c'è dubbio, praticamente la possibilità praticamente di avere il background virtuale, quindi non vedere la propria stanza, ma fare vedere praticamente uno schermo falso. Questa cosa praticamente si può attivare, disattivare a piacimento. Questa cosa vi raccomando, se andate nelle opzioni, attivatela direttamente da qua. Oramai praticamente tutti gli account Zoom la attivate in automatico, però dico controllate sempre se fate questo lavoro più avanzato che questa opzione si attiva così in questa maniera su tutte le nuove conferenze che schedulerete, che imposterete, praticamente sarà già attiva di default. Attivandola da qui in tutte le vostre conferenze, la waiting room sarà sempre attivo. Quindi le altre opzioni potete tranquillamente lasciarle disattivate senza grandi problemi. Ora, e questa è la parte di configurazione. Vediamo velocemente, abbiamo quasi finito, come si gestisce la conferenza, quali sono le opzioni che ho durante la conferenza. Allora,
Intanto, quando parte la conferenza, in alto, se volete praticamente mandare ai ragazzi i dati della conferenza, non glieli avete mandati prima, se avete un gruppo Telegram o un gruppo WhatsApp, potete fare clic sulla I che trovate, quindi in alto, a sinistra, parlo della versione del programma, per esempio, per computer, ma anche sul telefonino, sul tablet, c'è, potete, in alto, nella barra in alto, potete premere sulla I e a quel punto praticamente mandare, per esempio, la foto di password, URL, non c'è tanto, la URL diciamo, non se la copierebbero mai, però come vedete in questa maniera c'è un numero, un ID di conferenza, una password di conferenza che i ragazzi possono inserire senza grandi problemi. Quindi se avete un gruppo, e vi ricordo sempre, meglio Telegram di WhatsApp per non dare ai ragazzi il vostro numero di telefono personale. Se fate un gruppo su Telegram, gli fate avere il link di Telegram, del gruppo Telegram, sull'aula virtuale che avete su WeSchool, Edmodo, Udemy, qualsiasi sia la piattaforma che utilizzate, e praticamente se gli mandate la foto sul gruppo Telegram, nel giro di 5 minuti loro si collegano. Fantastico. I ragazzi si collegano. Allora, in basso a sinistra mi ritrovo questi due tastini, no? Questi abbastanza importanti, nel senso che sono i tasti per metterci muti o per interrompere il video. Quindi se io premo il tasto dove c'è scritto mute, compare una barretta, come la vedete di sotto, sul microfono. Se premo stop video, compare una barretta rossa sul video, significa che se io premo mute non vi sentono, se premo stop video non mi vedono. Se premo sul triangolino di lato, la differenza è praticamente che posso accedere alle opzioni. Per esempio, uso la cuffia. No, la cosa che succede più spesso ai ragazzi, usano la cuffia, il sistema si è ricordato che l'ultima volta avevano utilizzato il microfono, e allora per cambiare le impostazioni del microfono, degli speaker, praticamente basta premere sulla freccettina accanto al microfono per cambiare le impostazioni del microfono. Stessa cosa succede anche per la parte video. Poi accanto c'è il tastino security. Il tastino security è quindi il tastino più importante che avete. Quando la waiting room è attiva, se un partecipante prova ad accedere alla conferenza, vi si attiva questa finestra nella quale potete scegliere se ammettere la persona, mandare via la persona, e vi ricordo che se la mandate via e avete disattivato l'opzione che abbiamo visto prima, consente a un utente di rientrare o non rientrare, se lo rimuovete da qui lui non potrà più rientrare nella conferenza. Potete anche mandargli un messaggio per dire loggati col tuo nome e cognome perché non so chi sei, ok? Quindi comunque potete gestire l'ingresso dell'utente da qui. Se premete admit, la persona può entrare nella conferenza. Ok, l'attivazione della waiting room la vedete quindi dal pulsante security, come vedete anche altre cose. Come vedete in questo momento, come vi dicevo prima, share screen è disattivato. Se io voglio che uno dei ragazzi sia abilitato a farmi vedere il suo schermo, da security lo attivo durante la conferenza, quindi l'ho disattivato nelle opzioni, però lo posso attivare durante la conferenza, e quindi permettere poi a qualcuno di preciso di condividere la conferenza. Sì, Enzo, perdonami, diciamo, finisco tra poco, però tanto poi la registrazione ve la faccio avere, ti saluto anche io. Il lock meeting serve praticamente per mi entrano tutti i ragazzi, ho la classe, ce l'ho completa, 10 minuti da quando è iniziata la lezione, posso decidere, va bene, da questo momento in poi non può più entrare nessuno. È un'ulteriore sicurezza, perché ovviamente non c'è nessuno che può entrare dopo 10 minuti, anche se i ragazzi hanno un nome, utente e password, blocco l'accesso. È come praticamente se arrivo in ritardo in classe, dopo 10 minuti li facciamo entrare, no, entri l'ora successiva. Fondamentalmente è come se funzionasse nella stessa maniera. Lock meeting impedisce a qualsiasi altro utente di poter accedere alla lezione. Scusa un attimo, per Paolo, mi sono persa io una cosa qualche minuto fa. Questa finestra qui dove c'è lock meeting, enable, voting, sì, da dove si apre? È la finestra in basso praticamente, aspetta, cerco di fare... Dove? È la finestra in basso che tu trovi su Zoom.
la finestra, diciamo, è la barra inferiore di Zoom, quando fai la, anche adesso la vedi, che diciamo che hai la... Dove c'è qua una persona, dove invito? Sì, allora... Ma adesso non la vediamo, Pietro. No, allora, scusa, allora, nella... in basso, allora partiamo da un principio: il pulsante security è attivato. Allora vedi il pulsante share accanto, vedi un pulsante che si chiama participant, accanto a participant vedi security? No. Ok, allora la cosa importantissima, perdonatemi, l'applicazione non è aggiornata e questa cosa è essenziale. L'applicazione vi sta dicendo, vi avrà detto che non è aggiornata, dovete aggiornarla. L'applicazione è da aggiornare sempre, ok? Quindi ti spieghi come? Su Mac, io ho la versione 5 che l'ho scaricata ieri, ma la non compare neanche a me accanto a partecipanti. A me compare quando io sono l'host. Invece non siamo gli host. Sì, infatti, scusate, giustamente in questo momento non vi può comparire perché non siete host, non siete voi a poter fare questa cosa. Io pensavo che mi diceste non la sto vedendo, non la vedo durante la vostra conferenza. Ovviamente il tasto security è visibile soltanto quando voi siete il capo della conferenza. Ecco. Sì. Ok, quindi se io in questo momento, per esempio, ho impostato Antonio co-host, tu Antonio dovresti avere la possibilità, diciamo, di vedere la sicurezza della... Sì, è comparso, infatti, okay. È comparso. Ok, quindi praticamente è a seconda, diciamo, di... Ok. No, ok, quindi, diciamo, di come è imposto praticamente la sicurezza della conferenza, ovviamente devo essere solo io, ok? E nel frattempo, quindi, ho fatto vedere anche che c'è nella sicurezza anche l'opzione di poter praticamente rendere qualcuno anche lui capo della conferenza, cioè un altro praticamente, appunto, se sempre siete in coppia, uno fa parte della conferenza, ma ci può essere anche un altro che gestisce appunto la sicurezza, il blocco, l'accesso dei ragazzi, diciamo, vi potete dividere. Come l'hai impostato, Antonio, come host? Quando vedi l'elenco dei partecipanti, allora, nelle opzioni, diciamo, nell'elenco dei partecipanti, no? Trovi praticamente una voce che si chiama Make Co-host, ok? Però deve essere attivato nelle opzioni, praticamente, questa cosa qui, quindi di avere un secondo host, ok? La possibilità di averlo deve essere attivata nelle opzioni. Però in questa maniera praticamente hai un secondo capo della conferenza. Però Pietro, se nel caso noi non ci dovesse comparire quando siamo host, come si fa per poter aggiornare? No, tu dici aggiornare l'applicazione o aggiornare praticamente... Sì. Se no. Per caso, quando ora io non me lo ricordo se questa icona ce l'ho quando avvio la conferenza. Sì. Se nel caso non la dovessi avere perché non ho fatto l'aggiornamento, come faccio? L'aggiornamento, allora, se hai un Mac vai direttamente dal menu. No, c'ho un... Ok, a Windows. Allora, semplicemente la primissima schermata che ti ho fatto vedere, quindi praticamente vai sul sito di Zoom, ti scarichi una nuova versione, lui in automatico diciamo ti rimuove la precedente, ti installa la successiva, perché lo potresti fare, oppure lo puoi fare direttamente dalle preferenze dell'applicazione, no? E lui farebbe lo stesso tipo di mestiere, ti scaricherebbe il nuovo file e sostituirebbe quello precedente. Okay. E se hai il Mac? Se hai un Mac, in alto a sinistra, dove c'hai il menu che si chiama, accanto al menu Mela, c'è zoom.us, se scendi sotto preferences c'hai check for updates e te lo fa, ce l'hai lì sopra e ti fa il download in automatico, no? Che è una cosa che funziona per tutte le applicazioni, infatti è uno dei problemi di sicurezza non di Zoom, di tutte le applicazioni Mac, in cui teoricamente se qualcuno che è al solito alla mia cabina della Telecom qui accanto, no? E questo qui praticamente fa finta di essere l'aggiornamento di Zoom, ma in realtà mi manda un virus, teoricamente questo tecnico della Telecom mi potrebbe infettare il virus, ma parliamo molto di teoria, ovviamente. Perché teoricamente Mac... se lo dovessi scoprire sta facendo un reato.
oh, quello è fuori discussione. Cioè, parliamo di quello che dovrebbe essere, che perché diciamo l'installazione delle applicazioni su Mac è lievemente diversa, no? Cioè funziona come diciamo è un pacchetto unico e quindi io quel pacchetto posso modificarlo, cancellarlo, toglierlo senza fare nient'altro sul sistema, e quindi loro cosa che fanno? Aggiornano i file che sono da aggiornare. Ok, ovviamente aggiornando i file che sono da aggiornare, teoricamente se questi file che mi vengono mandati contengono un virus, è vero che il Mac si infetta, però stiamo parlando di una, come posso dire, di, diciamo, di un evento praticamente impossibile. Ok, quindi diciamo è la non sicurezza di questo sistema, ma per tutte le applicazioni Mac è teorica, ma in realtà sul Mac tutti gli aggiornamenti li fanno così, quindi andando su check for updates lui trova che c'è l'aggiornamento, dice installa adesso, installa dopo, e quindi e c'è anche il tastino teoricamente non ricordarmelo più, però questa cosa di solito ovviamente non si fa, sia direttamente si fa l'aggiornamento e basta. E scusa, beh, qual è la nuova versione? È la 5.0, è uscita ieri. A 5.0. Okay, per Paola, dall'iPad è lo stesso dall'iPad, dal Mac? Beh, dall'iPad praticamente al solito vai in App Store, no? E, okay, e lì cercando praticamente file, facendo l'aggiornamento, vedi se c'è una diciamo un aggiornamento diverso. Di solito ovviamente gli aggiornamenti non sono sincroni, cioè non sono sia sui mobili, sui dispositivi mobili che sui fissi, perché ovviamente diciamo come è scritta l'applicazione su iOS o su Android è diversa rispetto a come è scritta su sui fissi, quindi diciamo, non è detto che sia uscita sia uscito l'aggiornamento già per iOS o per Android. Ok, andrò a cercare. Vabbè. E Paolo, mi devi scusare, da Windows puoi ripetere un istante come si fa ad aggiornare? Da Windows, allora, non so se esista, sicuramente se esiste da dentro l'applicazione un controllo aggiornamenti, ok? Perché, diciamo, avendo il Mac lo faccio diversamente. Però sicuramente se vai sul sito di Zoom, in alto a destra c'hai Resources, Download Zoom Client, ci clicchi e ti scarichi il client, quando lo scarichi e poi lo installi, lui ti dice c'ho la versione precedente, la posso rimuovere? Sì, rimuovila, lui ti aggiorna. Aggiorna l'applicazione che comunque esiste sulla schermata home. Ok, grazie. Alla schermata home si può fare. Ok, grazie. Diciamo, ammetto diciamo l'ignoranza su Windows. Ho perso l'abitudine di utilizzare Windows da un po', e quindi per questo grazie Gianni. Vado avanti. Allora, quando clicco su Participant, quindi l'elenco dei partecipanti, vedo tutti quelli che stanno partecipando alla conferenza. In basso ho una serie di pulsantini che posso premere, invitare qualcuno, mettere tutti a muto, comincio la spiegazione. Quello che ho fatto adesso, comincio la spiegazione per agilità, non dico ai ragazzi mettetevi muti, direttamente li metto muti io, mi compare un messaggio in cui mi dice vuoi consentire o no ai ragazzi di togliere il muto? E questa cosa si può attivare e disattivare, perché può anche essere che uno dice no, mettili muti e finché non li faccio parlare io debbono restare muti. Però di solito invece ovviamente è più decisamente consigliabile attivare questa opzione, quindi i ragazzi se serve possono togliere il muto e quindi gli posso far mettere a parlare, così come singolarmente, così invece unmute all praticamente attiva i microfoni in automatico di tutti. Se clicco su more mi compare questo menu più grandetto dove trovo che se entra qualcun altro lo mette in muto in automatico, di solito lo tengo disattivato, permettere ai ragazzi di poter attivare il loro microfono, suonare quello che dicevo prima, un suono, fare partire un suono quando qualcuno entra o esce dalla conferenza, permettere ai ragazzi dopo che sono entrati di cambiare nome, bloccare il meeting, la stessa opzione che vedevamo prima, attivare o disattivare la waiting room, la stessa opzione che vedevamo prima. Vedete queste opzioni qua, perché una volta stavano solo qui, adesso per questioni... sì, perfetto, alzano la mano, bravissimo, infatti giusto Ines, praticamente ognuno ha i suoi, come posso dire, i suoi metodi, però in questa maniera
diciamo, se debbono parlare, praticamente, diceva Ines, se lo dico a tutti, se debbono parlare, praticamente la cosa che fa Ines è che li tiene muti e non li fa parlare. Se debbono parlare, i ragazzi, quindi i partecipanti, hanno un tastino, lo potreste avere anche voi, che si chiama Rise Hand, che significa alza la mano, e allora praticamente nel mio elenco dei partecipanti, o sul video, in questo caso sull'elenco dei partecipanti, trovo che Tizio ha alzato la mano, cioè la cosa della mano, e quindi so che, avendo alzato la mano, come se fosse in classe, praticamente devo attivare il microfono per poterlo sentire. Vi dicevo, lock meeting, enable meeting, continuate a trovarli anche qui, perché prima erano soltanto qui, e soltanto dalla versione, diciamo, che è uscita da metà aprile, è uscito questa iconcina con lo scudo, che mi permette di gestire le opzioni di sicurezza anche direttamente dalla, diciamo, dalla finestra di stato di Zoom. Continuo ad andare avanti. Allora, se attivo chat, trovo questa finestra, che è la chat con cui comunico con i ragazzi. Vi ricordo sempre, nelle opzioni del vostro account, di disattivare la possibilità che i ragazzi possano mandarsi messaggi fra di loro, importantissimo. Un messaggio potete mandarlo, diciamo, può essere mandato o da parte dell'host, quindi partiamo per il ruolo del docente, può mandarlo o a tutti, quindi se scrive a tutti, oppure da questa freccettina può scegliere di mandare un messaggio al singolo. So che, per esempio, ieri che c'era lo zio di un mio alunno che è in ospedale, no? che sta male, allora in privato ho chiesto all'alunno, senza neanche parlargli, come stava suo zio, perché, diciamo, non avevo notizie. Gli ho mandato il messaggio in privato. Come vi dicevo, trovate o non trovate l'opzione file, cioè di poter spedire un file praticamente ai ragazzi o a un ragazzo specifico. Insisto. Allora, come dicevamo prima, io tengo l'opzione share screen, quindi condivisione dello schermo, soltanto come host, quindi soltanto io posso condividere lo schermo. Se poi ho bloccato la conferenza, praticamente ci sono delle circostanze precise, se serve attivo l'altra opzione, ok, che si chiama che appunto permette a tutti di partecipare. Questa finestrella la attivate con la freccettina che trovate accanto a share screen, quindi se premete su share screen compare la finestra che adesso andiamo a vedere, se premete di lato potete vedere invece questa opzione che vi permette di stabilire chi può condividere, ok. Se invece premete sul pulsantino verde che ho scritto share screen, attivate questa finestra bellissima, grandissima, dove vedete tutte le finestre attive in questo momento sul vostro computer, ok? Potete scegliere di condividere desktop, significa ovviamente che condividete lo schermo del vostro computer per intero, oppure potreste scegliere di condividere la finestra di un'applicazione ben precisa. Per esempio, in questo momento ho condiviso la finestra soltanto di PowerPoint, quindi anche se uscissi da PowerPoint voi non vedreste il resto. Questa cosa è comoda perché, ovviamente, se avete, che ti posso dire, stai facendo lezione di matematica, avete l'equazione salvata da una parte, no? Non la volete riscrivere, ma non volete far vedere ai ragazzi il sito da cui vi state copiando l'equazione, dico una cosa qualsiasi. E allora cosa fate? A loro condividete soltanto ciò che serve, e voi, quando dovete lavorare praticamente su un'altra finestra, su un altro sito, sul file di Word o qualsiasi altro sito del posto, i ragazzi non vi vedono, ok? La comodità è questa. Quindi di solito io posso dirvi, non condivido il desktop per intero, ma condivido soltanto esattamente l'applicazione che voglio condividere con i ragazzi. In aggiunta, su Zoom avete la possibilità di condividere la whiteboard, quindi di poter fare vedere una lavagna ai ragazzi, così come condividere lo schermo di un iPhone o di un iPad, che potreste per esempio utilizzare come lavagna durante il cosa. Oppure, un attimo che ricevo una domanda, secondo io il desktop posso scegliere un file oppure lo schermo? Allora, se scegli, puoi condividere un file, nel senso che apri il file e gli fai guardare il file, cioè la cosa dovrebbe essere questa, o gli mandi il file perché loro lo possano vedere, oppure diciamo gli fai vedere fisicamente il file dalla tua applicazione. Però io sceglierei la singola app
che gestisce l'applicazione. Ok, mi ha detto che okay, ho risposto, perfetto. Non vi faccio vedere le altre due opzioni che sono, quindi vi sto dicendo che potete utilizzare un iPad o un iPhone come lavagna, nel frattempo ricevo altre, insomma, altre domande, come lavagna, quindi per esempio non mi va di scrivere con il mouse, ma riesco a farlo bene col dito sull'iPad, allora praticamente mi tengo l'iPad accanto, condivido piuttosto che uno schermo o la lavagna di Zoom, lo schermo sull'iPad e i ragazzi vedono praticamente l'iPad. Io per esempio l'altro giorno spiegavo come fate per fare un sito su WordPress, no? E allora ho fatto vedere ai ragazzi che WordPress funziona nella stessa maniera sia sul computer, ma potevano anche scrivere la stessa cosa sul telefonino. Gli ho fatto vedere come funzionava l'applicazione per iPhone di WordPress, l'ho fatto direttamente all'interno dell'applicazione di Zoom, non ho dovuto fare nessun altro lavoro. Questa è... Sì? Se ti interrompo, per quanto riguarda la condivisione della lavagna, sì. Io ho provato a condividere la lavagna, mi dà sempre un segnale d'errore, è il mio computer, perché prima la condivideva, poi c'è anche stato un problema Zoom e non mi condivide più la lavagna. Sì. Anche se poi ristallato poi Zoom, però la lavagna l'ho persa. È interessante questa cosa perché, allora, prova a vedere se comunque tra le opzioni, no? Per caso hai disattivato la possibilità della condivisione della lavagna, ma non dovrebbe essere quello. Vedi questa cosa, allora potresti fare così, prova a fare il reset in tutte le opzioni che vi ho fatto vedere prima, no? Ci sono una serie di opzioni che sono già modificate da Zoom, alcune che, di quella che vi ho fatto vedere che sono da modificare. Potresti provare a fare questo, a fare il reset di tutte le opzioni, no? E attivare la condivisione, l'opzione condivisione della lavagna, cioè fare in modo che il file di configurazione di Zoom è come se venisse riscritto da capo. Dico, è la prima cosa che farei io, non ti saprei dare altri buoni suggerimenti, però la prima cosa che farei al limite è resettare tutte le opzioni di Zoom e farle ripartire da capo e fare una prova. Al limite imposti questa opzione, fai partire una conferenza dal computer, la guardi dal telefonino e vedi se funziona, no? Oppure per esempio non ti funziona la condivisione della lavagna dal computer, ma per esempio dal tablet sì, e allora significa che non è un problema dell'account, ma è un problema del computer. Ok, spero di essere stato chiaro. Certe volte, diciamo, viene anche il dubbio se riesco a esprimere le cose che penso. Se va bene, diciamo, sono stato abbastanza chiaro, diciamo, va bene così. Ok, questa quindi la lavagna, posso fare di tutto ovviamente, disegnare testo, scrivere cose strane, cancellarle, salvare il file. Per esempio, una cosa che potreste fare è scrivo la lavagna, scrivo per esempio l'esercizio o scrivo per esempio la spiegazione, quello che ho fatto lo salvo, me lo salva come immagine Zoom su una cartella del computer, il file lo mando al volo ai ragazzi tramite Zoom, quindi qua trovate il pulsante di salvataggio per poter salvare la lavagna che avete disegnato. Ovviamente di lavagne ce ne sono un sacco, potete utilizzare smartboard, potete utilizzare OneNote per esempio, che ha il foglietto a quadretti sotto, quindi in realtà praticamente i ragazzi vedono e voi potreste disegnare utilizzando un foglietto a quadretti, che in realtà potrebbe essere quindi una bella cosa per insegnanti di matematica, quindi avere un minimo di riferimento per poter scrivere un integrale, un limite, diciamo, avere un minimo di inquadramento, diciamo, di quello che si scrive, però diciamo in questa maniera può essere utilizzato anche così. Quando condividete qualcosa, quindi condividete un file, condividete una finestra, la schermata che vi spunta è questa, e come vedete security, perché sono lost, mi spunta qui, dove in automatico potete vedere che cosa viene condiviso. La condivisione può essere anche messa in pausa, quindi io ho una finestra, un programma in pausa, un programma che sto facendo vedere, non voglio fare vedere me stesso, ma non voglio neanche che vedano che cosa farò con quella finestra, perché inserisco una password, inserisco la mia mail, qualsiasi cosa. Allora posso, piuttosto che fermare la condivisione, metterla in pausa, e ragazzi spunta lo schermo nero, il mio avatar, e poi fare ripartire. New share è
diciamo, cambio la finestra che voglio condividere, diciamo, questa iconcina verde. Muto, stop video, continua a funzionare come prima. Quando voglio interrompere la condivisione e quindi fare in modo praticamente che a questo punto voglio ritornare alla mia finestra iniziale, premo su stop share e praticamente viene tutto fermato. E a questo punto, considerando che ho parlato anche fin troppo, va bene anche così. Quindi se avrei finito, però se avete domande sono qui per rispondervi con estremo piacere.